sportiva. Poi saluto le signore di Vivere Bene che sono tenute in forma con le mie ricette. Ok, torniamo dalla parte opposta, torniamoci qua, c'è tanta musica, i volumi sono anche alti. Allora torniamo verso la parte bassa. Traduca, questa sera il coro dell'Antoniano ha una certa emozione a vedere sul palco. Sì, infatti questa sera è tra l'altro è non è neanche un duetto, un trietto, un quartetto, un quintetto. Sì, è un cinquantetto. Cinquantetto che voglio sicuramente sarà sicuramente un concerto emozionante, perché loro sono dei miei bambini, ecco, non sono dei cantanti, e questa cosa che fa un po' la differenza. Vediamo tanti tali, tanti ragazzi piccolissimi, invece diciamo che l'Antoniano l'idea è di giocare insieme con la musica, quindi è diverso. Giocare insieme con la musica e far scoprire loro quanto è bella la musica, e chissà che tra di loro, un domani, qualcuno di loro non avremo più al Teatro Ariston per cantare il festival di Sanremo. Assolutamente sì, abbiamo tra l'altro tra i nostri giovanissimi di Sanremo New Talent due ragazzi, uno so che non è passata ieri, però era molto piccola, era veramente bambina, forse era troppo presto. Invece oggi abbiamo fatto le selezioni con un ragazzo che credo abbia solo 14 anni, 13-14 anni, è molto particolare, devo dire, ha una voce con un colore molto interessante e sicuramente deve crescere, non so se è passato ancora, però questo è potrebbe essere una buona opportunità per noi, comunque una voce interessante, uno di quei ragazzi a cui dico, anche se abbiamo detto di no, abbiamo sicuramente sbagliato, perché i giudici sbagliano, e perché poi su una rosa di 60 o 100 partecipanti di scegliere le leggi è assolutamente impossibile, e abbiamo sbagliato, sicuramente. Anche perché poi l'emozione ha tradito molto sul palco e c'erano alcune qui, prendo la bruciotta e quindi sono esperienze che si fanno e andrà meglio la prossima volta, sicuramente non vi fermate, il nostro no non conta niente. Esatto, è un no che deve essere passeggero come una canzone, ma bisogna continuare a crederci. Vedete l'esempio di Vasco Rossi, è arrivato l'ultimo, guardate che l'ultimo. Ma è solo che è arrivato l'ultimo. Esatto, zucchero, esatto. Cioè, dunque, la classifica, ragazzi, sta a zero. Cioè, perché...